sul comunicare la fine dei social. E l'idea era quella di, poi l'anno prossimo amplieremo, era quella di coinvolgere i direttori degli uffici di comunicazione sociali della Campania, in maniera così per adesso simbolica, cioè per rappresentanza. E nello stesso tempo anche il direttore, in pratica, del settimanale cattolico più importante della regione, Nuova Stagione. E ovviamente in questo ragionamento entra anche l'UPSI regionale, e quindi che promotore di questa scuola, e quindi il padrone di casa, il presidente nazionale, il padrone di casa nazionale, il segretario nazionale, il direttore di Nuova Stagione, Antonio Pintau e Salvatore D'Angelo, che sono invece i direttori dei UCS di Acerra e Nocera. Guido Pocobelli, che è il segretario di redazione della RAI a Napoli, oltre che presidente dell'UCS regionale, lo ha portato di vigilio ad Antonio, dice: ma ti dobbiamo chiamare direttore dell'UCS, direttore del settimanale o portavoce del presidente della CEC, cioè della Conferenza Episcopale Campana. E niente, allora l'idea è questa. Proviamo a vedere, grazie a Valentina, la nostra corsista, perché direi anche quella di coinvolgere i nostri corsisti. Io vedo là qualcuno che è riottoso, che quando io lo dici dicono sempre di no, però non voglio fare nomi, gli dico solamente i cognomi, cioè tendimi il corpo, però un po' alla volta li convinceremo, così come l'accogli, così come Melissa, eccetera, eccetera, buona figlia. Su tutti i fedenti che fanno sempre storie, perché quest'anno c'era la possibilità di fare tante iniziative, anche perché l'anno prossimo, se tutto va bene, ci ingrandiamo, facciamo qualcosa in più, speriamo qualcosa anche di meglio e di diverso. Vi ho detto anche troppo, lascerei il bastone del comando, in questo caso il gelato a Valentina, e vediamo che cosa ne esce fuori da questa chiacchierata sul comunicare. Grazie. Beh, buonasera a tutte e a tutti innanzitutto, rompo un attimo il protocollo perché ci tenevo a ringraziare Luigi e tutte le amiche e gli amici che sono gli organizzatori di questa iniziativa che insomma poi partecipano anche quest'anno, perché trovo che sia un momento formativo, almeno per me che mi occupo da diversi anni di cronaca nera giudiziaria nella mia città, per Lecce prima e anche per la Gazzetta del Mezzogiorno. Non vedo più i ragazzi del liceo. Sono scappati, sono fuori, sono qui tutti, sono diminuiti però, esatto, superstiti. Sono rimasti più belli. Infatti, siccome saranno sfiniti prima di entrare nel vivo di quello che sarà questa chiacchierata, non daremo un taglio convenistico, per cui cercheremo di non annoiarlo perché sarete già molto sfiniti. Una domanda, quanti di voi conoscono Bob Dylan? Alzate la mano, mi ricordo soprattutto i ragazzi del liceo. Totò Schillaci? Niente. Ma no. Cristiano Ronaldo? Sfera e basta. Papa Francesco? Esatto, quello è il grande classico, insomma il grande big, sempre Papa Francesco. Perché vi chiedevo questo? Perché quello che andremo oggi cioè il tema che andremo a sviscerare ha a che fare, come diceva Luigi prima, ha a che fare con questo libro che è stato pubblicato da Salvatore Di Salvo assieme a Vincenzo Maragona, insomma rispettivamente il segretario e il presidente del UCSI nazionale, che ha a che vedere proprio con i principi che Papa Francesco ha ribadito nel cercare di dare una qualità alla stampa, possiamo dire così. Quindi adesso magari passerò la parola direttamente a Maragona che ci spiegherà quali sono questi principi, i 10 principi di Papa Francesco enunciati a cui poi è stato ispirato il libro, e soprattutto questa è una suggestione che io volevo lasciare, il perché. Cioè perché Papa Francesco in qualche modo sente la necessità di dare un perimetro alla qualità dell'informazione quando l'informazione gode già di un codice deontologico ben definito e di una legge che è quella restrittiva del nostro ordine che già ha oltre 60 anni. Grazie Valentina. E allora, dovendo declinare il linguaggio a favore dei ragazzi che stanno là in fondo, almeno il tentativo è questo, vabbè, il Papa chiede, innanzitutto chiede ai suoi giornalisti, che sono quelli dell'Osservatore Romano e di Vatican News, nomi che magari non vi dice niente, per essere un dato digitale
in tantissime lingue, in sostanza chiede: ma io spendo un sacco di soldi per Radio Vaticana, per Vatican News, eccetera, eccetera, e poi e chi li sta a sentire e chi le guarda? Perché se vi chiedo se voi avete mai letto l'Osservatore Romano, direte sicuramente di no, forse non sapete neanche che esiste, e Vatican News nemmeno. E poi ha detto a questi suoi giornalisti: ma se voi volete continuare a lavorare per me, dovete cambiare, bisogna cambiare il registro. E questo messaggio che ha lanciato ai suoi giornalisti lo ha lanciato anche a tutti i giornalisti, perché ogni anno, ecco, vi dico semplicemente che il 24 gennaio di ogni anno è San Francesco di Sales, che è il patrono dei giornalisti. Si potrebbero dire tante cose, ma non è questo il momento. Il Papa ai giornalisti ha detto: o cambiate o sparite, che è una battosta forte, insomma. E allora, ad esempio, l'Osservatore Romano che cosa ha fatto? Ha cambiato, perché dopo la pandemia, che tutti voi avete vissuto, purtroppo tutti noi abbiamo vissuto, in cui ad esempio questo giornale cartaceo aveva sospeso le pubblicazioni cartacee, nessuno avrebbe scommesso che questo giornale sarebbe tornato in edicola, e invece ci è tornato. Però Andrea Monda, che è il direttore dell'Osservatore Romano, si è andato a cercare le esigenze di chi vive purtroppo per strada, ed è nato un esperimento, un'esperienza bellissima che vi invito, qualche volta anche il direttore Andrea Monda va in Piazza San Pietro a distribuire questa giornale, insomma, un'esperienza molto simpatica. Però il Papa, e qui mi avvio alla chiusura, Valentina, a tutti i giornalisti, ecco, io dicevo che in occasione di San Francesco di Sales manda un messaggio. Il messaggio è rivolto ai giornalisti, ma è rivolto soprattutto all'utilizzo dei mezzi di comunicazione. Voi ragazzi naturalmente state tante ore al cellulare, vi informate generalmente non attraverso le fonti da cui ci informiamo noi, perché ci sono dei siti, soprattutto su Instagram, fatti apposta, ma fatti molto bene per ragazzi, e quindi non è vero che i ragazzi non si informano, non si informano attraverso i canali tradizionali, che sono i telegiornali generalisti, che sono i quotidiani cartacei, ma si informano in un altro modo. E io credo che non si informano come qualità in maniera diversa. Ovviamente poi l'elaborazione delle notizie può essere diversa. Ma il Papa ai giornalisti dice, li sfida e dice sostanzialmente: tornate a consumare la suola delle scarpe. L'ha detto nel momento della pandemia, e cioè uscite dalle redazioni. Voi sapete che molti editori avevano approfittato della pandemia per chiudere le redazioni risparmiando sulle bollette, e dopo la pandemia non le hanno riaperte per risparmiare su luce, corrente, eccetera, eccetera. Tornate a consumare la suola delle scarpe, recuperate, tornate su strada e tornate a recuperare il contatto con la gente, il contatto con la gente. E poi ha detto: recuperate l'empatia, che è quella capacità dei giornalisti che possono avere di entrare in contatto con gli interlocutori. E soprattutto ha detto una cosa bellissima che credo tutti voi in qualche modo conosciate e condividete sicuro, e qui chiudo: l'assenza di giudizio. Cioè il Papa ha detto ai giornalisti: attenti bene, voi siete abituati, io penso alle inchieste, anche al report, alle inchieste che noi conosciamo, spesso i giornalisti si costruiscono una griglia logica, che sarebbe quello che vogliono documentare, e poi utilizzano interviste, inchieste, per rafforzare questa convinzione. Invece il Papa dice una cosa diversa, che se ci pensate è profondamente innovativa. È bravo che un giornalista che dopo il suo lavoro, che dura un mese, due mesi, tre ore, è disposto a cambiare idea. Voi pensate che tipo di informazione diversa verrebbe fuori seguendo queste piccole... E tutto questo è condensato in quel libro. Ma in quel libro, oltre ad aver messo in fila questi 10 messaggi in cui il Papa detterebbe una rivoluzione nello stile professionale dei giornalisti, Luxi ha cercato di sfidare i direttori dei giornali generalisti, Corriere della Sera, Repubblica, Resto del Carlino, ha chiesto a tutti i direttori di pronunciarsi sulla proposta di Papa Francesco. E qui è nato, sono nate cose molto interessanti, magari ne parleremo dopo, però questo tentativo da parte di una parte dei giornalisti
di recuperare questa distanza che c'è con l'opinione pubblica, e significa ritornare a recuperare fiducia e credibilità che in questo momento stanno, se non sotto zero, comunque ad un livello molto vicino allo zero. È interessante la riflessione del Papa sulla, come dire, l'utilizzo terminologico giudicante spesso da parte dei giornalisti. Pensiamo banalmente, mentre il Presidente Paragona ci stava restando questi aspetti qui, riflettevo su quanto noi cronisti spesso utilizziamo impropriamente dei termini banali, malvivente, stiamo già sentenziando che qualcuno è malvivente, balordo, piromane, stiamo già attribuendo delle patologie, quindi spesso incappiamo in questi errori gravissimi, dimenticandoci che ci insegnano, no, nelle scuole di giornalismo, che il giornalista è una parola, una pistola. E proprio su questa riflessione vorrei passare la parola a Salvatore Di Salvo, che è il coautore di questo libro, perché, visto che ci sono i ragazzi, questa parola che spesso usiamo come pistola è l'attenzione massima che dovremmo riporre nei social, no? Nell'utilizzo dei social. Intanto grazie a Luigi, grazie a Giovanni per l'accoglienza, l'ospitalità, grazie a tutti voi per l'ascolto, perché è difficile ascoltare i panel che si stanno svolgendo qua dentro in questa bellissima scuola Summer School, scuola di giornalismo. Rispondo alla domanda e ringrazio anche i direttori degli uffici di comunicazione delle diocesi di Cine. La domanda è una risposta secca: il buon utilizzo dei social oggi, c'è tanto bisogno di invertire, cioè di mettere in campo, comunque utilizzare i propri profili in modo positivo, in modo costruttivo, in modo originale. E allora nasce da qui. Questo lavoro, lo diceva bene il Presidente, nasce da una proposta che proviene dal cuore. Perché noi ci siamo interrogati? Perché ogni messaggio del Papa, che poi utilizza bene X o Twitter, voi andate su Twitter ogni giorno, il Papa pubblica diversi messaggi, quei messaggi arrivano direttamente al cuore, perché sono la sintesi di un qualcosa che lui vuole dire. Quel qualcosa che lui vuole dire la dice perché dall'altra parte c'è qualcuno che legge e ascolta. E allora, quando noi facciamo un percorso in questo contesto, l'ho visto durante la pandemia. Durante la pandemia sono nati diversi migliaia, 7 milioni di profili chiusi dal proprietario di Facebook o Instagram, perché erano 7 milioni di profili falsi. E allora, quando noi abbiamo aperto un profilo, cosa abbiamo messo? Mettiamo l'io o mettiamo il noi? Mettiamo la nostra immagine dopo che passiamo dal parrucchiere di turno perché vogliamo mettere in mostra i nostri muscoli, perché andiamo in palestra, o vogliamo comunicare qualcosa? Il profilo, un messaggio sui profili, su tutto quello che va sui social, è qualcosa di dirompente, in modo positivo ma anche in modo negativo. E allora, ci sono profili di autorevoli sacerdoti, vescovi, ma anche di laici impegnati, perché il Papa chiede, noi l'abbiamo visto anche nell'analisi, ma anche nella riflessione dei messaggi, il Papa ci chiede di essere testimoni credibili, non testimoni freddi, testimoni credibili, che mettono il cuore, che si prendono la responsabilità di laici, di sacerdoti, di vescovi, cardinali, ognuno deve essere originale. Ora, in questo momento di originale non c'è niente. Nel nostro mondo giornalistico di originale non c'è niente, perché tutto si va a fotocopia. Allora, noi giornalisti che abbiamo fatto una scelta, che è quella, la scelta del Vangelo quando scriviamo, perché guardiamo al Vangelo prima di raccontare un fatto di cronaca. Perché se raccontiamo un fatto di cronaca, raccontiamo la verità in quell'articolo, nessuno ci viene a criticare. Nessuno ci viene a dire che tu non hai raccontato la verità, quella verità oggettiva, non la verità soggettiva. E allora quel momento in cui noi siamo capaci di comunicare tramite questi strumenti,
il Papa dice abitate il web, e lo, lo ripercorro un pezzo anche in questo mio piccolissimo lavoro che ho voluto donare con 13 contributi di colleghi, tra cui anche quello di Luigi, ma anche nel lavoro fatto con curato con Vincenzo. Allora ognuno di noi deve dire qualcosa, allora quel dire deve essere visto in modo positivo. E poi tanti messaggi, quei messaggi che uno insieme all'altro diventano il nuovo decalogo deontologico della nostra professione. Quella professione che oggi, carissime, ce lo dobbiamo dire, quella mia professione che viene messa alla berlina da tutti, viene messa non solo alla berlina, ma ci vogliono anche tappare la bocca. E allora noi che siamo qui, e questa scuola di giornalismo è un modo positivo per scardinare quel silenzio in cui oggi viene portato il giornalismo. Mi dispiace, io lo dico. E quel lavoro fatto con l'utilizzo degli strumenti che sono i social, perché il Papa ci dice abitate il web, aprite i profili, utilizzate come attrezzi del mestiere, non al vostro servizio ma al servizio, non alla vostra immagine ma alla condivisione di messaggi positivi. E allora ritorniamo, allora viene tutto giusto, viene una, come dire, un messaggio, ma anche un messaggio, ma anche una proposta culturale, una proposta formativa che proviene dal cuore, lo diceva poc'anzi Vincenzo, che consumiamo la suola delle scarpe anche se non ci pagano, purtroppo dobbiamo inventarci questo, ma che noi ritorniamo ad ascoltare col cuore per poter parlare e quindi raccontare la verità, non la nostra verità ma la verità oggettiva. Grazie a Salvatore Di Salvo, l'input ce l'ha suggerito lui per il prossimo intervento, no? Si parlava ora di loro a Torino De Luca, che è vice direttore della settimanale della testata della nuova stagione, nonché insomma referente della FICI, della Federazione Italiana Stampa Cattolica. E la questione della positività è una questione che investe non soltanto il giornalismo, ma un po', se pensiamo, a tutte le forme di agire comunicativo al momento, no? Mi riferisco alla musica, per esempio, attuale, alle forme di arte visiva, sono tutte, abbiamo un po' tutti una fascinazione per la decadenza, per insomma, tutto ciò che non è più costruttivo, testi molto tormentati, arte molto violacea, molto sanguigna. Allora, come possiamo invertire questa lotta? Secondo me la prima cosa da fare è tornare al senso delle cose, anche al significato proprio del comunicare. Comunicare significa rafforzare qualcosa insieme. Spesso invece noi crediamo che comunicare sia possedere una certa verità, magari suffragata da una certa indagine, e farsi promotori quasi in maniera ideologica di questa verità. Questo crea in maniera esasperata quello che vediamo ogni giorno, che è la dimensione della polarizzazione, la dimensione dello scontro, e soprattutto dal fatto che tanti piccoli pezzi di verità che pure esistono fanno fatica ad incontrarsi. Allora bisogna fare tutto un passo indietro, e nel fare un passo indietro capire una cosa molto semplice, ma è stata già detta, ma io la voglio ribadire, che il pericolo più grande di un comunicatore, in genere anche di un giornalista, è proprio la sedia. Cioè l'idea di stare seduto, l'idea di pensare di poter comunicare stando seduti. Non si comunica così, si comunica camminando e si comunica attraverso i sensi. E riscoprire i sensi significa riscoprire la persona. Riscoprire la persona e metterla al centro significa che tutti camminiamo verso un obiettivo che non mi appartiene, perché la stessa verità non mi appartiene. La verità è un tentativo di ricerca forte, anche qualche volta doloroso, e molti dei nostri colleghi ci hanno anche messo la vita per la ricerca della verità, ma che sta in qualche modo fuori di me. Poi ognuno può ricercare la sua verità di senso. Che cosa voglio dire comunicare con i sensi? Una cosa molto semplice: ascoltare, vedere, sentire, parlare, toccare. Dobbiamo fare agire questo se vogliamo noi comunicare. Allora, quanto senso mettiamo nel fare le cose? Poco.
perché ci sono molto copia e incolla, adesso c'è anche l'intelligenza artificiale, ci facciamo pure gli abbonamenti, no? alle varie possibilità di poter tirare fuori un testo, ma è molto facile scoprire se un testo l'hai scritto tu o se l'ha scritto l'intelligenza artificiale. Noi non abbiamo bisogno dell'intelligenza artificiale, perché ciascuno di noi è capace di vedere, ciascuno di noi è capace di ascoltare, ciascuno di noi è capace di toccare, di sentire, no? Io cammino per la cerca, e sento una puzza, e non mi rendo conto che quella puzza non è naturale, che c'è qualcosa che non va. E se sto ad una manifestazione e c'è qualcuno che parla sul palco e io sto da quest'altra parte e questi o fischiano o criticano, io l'ascolto, io non mi metto sul palco, che non ho bisogno di sentire quello che sta sul palco e cosa dice, poi già lo so, è scontato, perché si sta abbiamo anche, no, prima, il giornalista sa prima che cosa dice quello che sta sul palco, sotto il banco non lo sa, capito? E bisogna toccare con mano. E questa è una cosa particolarmente interessante, perché qui vengo anche alla suggestione della bellezza, perché questo mettere insieme i sensi mi fa entrare in relazione con la realtà, con il mondo, con gli altri. Comunicare significa questo, rafforzare insieme che cosa? Il tessuto sociale, la connessione tra di noi. Com'è che oggi siamo eternamente connessi, perennemente connessi, ma scollegati? Scollegati. Ognuno fa quello che gli pare. Ognuno crede che quello che sta nella sua testa sia la cosa più importante, la cosa da raggiungere, e cerco di raggiungere quella cosa passando sulla testa e sulla vita delle persone. Perché? Perché siamo scollegati, cioè non facciamo rete. Allora, i social, certo, sono fondamentali, sono importanti, ma nella misura in cui li usiamo per entrare in relazione. E certo che bisogna evitare il web, bisogna evitare i social, ma nella misura in cui siamo capaci di fare questa rete, e questa rete la si conquista con la relazione. È una banalità quello che sto per dire, no? È la vita di tutti i giorni, no? Noi siamo diventati tutt'uno con il telefono. Siamo diventati tutt'uno con il telefono. Io con il telefono ci faccio di tutto. Ma penso tipo Google. Cioè, io ormai non uso più il portafogli, perché pago direttamente con il telefonino. Faccio i biglietti con il telefonino. Tengo tutto, ma se perdo il telefono sono finito, sono un uomo finito. A me, io personalmente ci faccio tutto. Ma non mi lascio però dirigere dal telefono. Cioè, non cammino con il telefono così, no? Tutti i giorni come un'autora e magari non ci scambio una parola con chi sta a fianco a me. Conquistare la relazione. Questo significa comunicare, questo significa fare giornalismo. Se io conquisto la relazione, alla fine, che cosa sto dicendo? Che sto dicendo che al primo posto metto la persona. A me interessa l'altro. A me interessa l'altra. E mi interessa ancora di più nella misura in cui l'altro la pensa in maniera diversa da me, perché che noia trovare uno che ti dice come sei bello, come sei bravo, come sei intelligente, io la penso come te, c'è capito, ma non... sì, grazie, ma non mi senti, io ho bisogno di confrontarmi, anche di uno che è lontano dal mio mondo, lontano dalla mia realtà, perché relazione significa dialogo non significa scontro, ma significa attraversare con il dono della parola il senso della vita, quello che noi siamo, quello che noi facciamo, questo entrare dentro, questa è la comunicazione. E quando tu fai questo, non solo scopri la bellezza della tua vita, della tua esistenza, ma scopri anche una bellezza nascosta nel creato, nel mondo, nella realtà, anche in luoghi che apparentemente sembrano brutti, perché i luoghi, è bello che oggettivamente ci sono delle cose belle, questo c'è anche, diciamo, di dire, se tu dire a Sofia Loren, dire all'altra, cioè, dice chiaro che oggettivamente c'è un dato di bellezza, per carità, ai luoghi, facciamo anche noi, nella misura in cui siamo capaci di abitarli, siamo capaci di viverli, siamo capaci di cambiarli, siamo capaci di sconvolgerli, questa è la bellezza che va ricercata. Allora non si può stare fermi, non si può stare, non si può comunicare stando fermi, diventando leoni da tastiera, come si suol dire, no? Mettendosi dietro uno schermo, pontificando, stando dietro uno schermo.
si sta incontrando, si comunica incontrando l'alto, e nell'incontrare l'alto tu scopri la bellezza anzitutto della tua vita, ma anche la bellezza della vita dell'altro. Proverei a descrivere e a vivere anche la possibilità di fare comunicazione a partire proprio dai cinque sensi, no, che forse in qualche modo possono pure corrispondere a quelle famose cinque domande. Questa è una cosa più vecchia, non penso porti più, ma quando noi eravamo insomma giovani, no? Le famose cinque domande, cinque doppia V, eccetera, eccetera. Forse possiamo riscoprire in una logica nuova, anche una modalità comunicativa nuova, questi cinque sensi, collegandoli con le famose cinque domande. Grazie. Cinque sensoriali. Il tema che è venuto sempre fuori inevitabilmente è quello della verità, lo diceva Antonio De Luca, diciamo ancora prima Salvatore Salvo, però il punto è, e questa volta passo magari per parlare di Leo Pocopelli, che è anche giornalista ovviamente, è responsabile di UXI regionale. Verità obiettiva che non esiste, lo stabilisce lo stesso nostro codice deontologico, nel dire nel giornalista a tendere verso una verità che comunque rimane putativa, no? Una verità oggettiva, per quanto uno serve le 5 V, non esiste. E questo lo dimostra anche quando, come dire, il nostro codice penale, quando un cronista incorre in problemi di natura giudiziaria, ovviamente tu devi dimostrare al giudice di essere in buona fede, quindi di aver teso verso una verità, non di aver, di essere depositario della verità, perché quello qui non ce l'ha nessuno, non lo è nessuno. Però qual è questo principio, come dire, cristiano della verità? Che cosa aggiunge? In che cosa si differenzia? Qual è la verità cristiana? Grazie Valentina, grazie a tutti quanti voi. La domanda delle domande. Che cos'è la verità? Avrà giocato così. Dunque, io mentre ascoltavo provavo a immaginare il vostro pensiero su quello che noi diciamo, perché è chiaro che c'è un po' di distanza anche generazionale che è inevitabile nelle nostre parole. È evidente che esiste una verità oggettiva per chi crede che riguarda però, diciamo, no, i valori fondamentali della vita. Noi stiamo parlando adesso di giornalismo, evidentemente, e quindi l'invito di Valentina è su quello che noi raccontiamo sui giornali o in televisione. Io faccio televisione, sto alla RAI, faccio le campagne e raccontiamo quello che noi vediamo. Qual è la verità che noi raccontiamo? La verità che noi raccontiamo è evidentemente quella che si diceva prima, cioè quella che noi riusciamo a costruire mettendo insieme le cose che osserviamo, le cose che noi conosciamo, mettendo insieme i rapporti, le relazioni. Il giornalismo da che cosa è fatto? Il giornalismo è fatto da tanto studio che deve precedere la nostra professione, la capacità quindi di conoscere le leggi o tutto ciò che riguarda i differenti settori nei quali noi ci muoviamo, e che devono costituire la base per poi consentirci di andare a verificare le notizie che noi cerchiamo nel momento in cui veniamo mandati a fare cronaca giudiziaria piuttosto che cronaca nera o semplice cronaca sportiva, semplice per modo di dire, perché insomma nulla è semplice se si fa in maniera seria, ma nulla è impossibile se si fa con passione. Io prendo spunto dalle cose dette da Valentina per fare un ragionamento con voi sulla verità, perché noi parliamo di social, diceva il presidente nazionale dell'UPSI Paragona, voi vi informate soprattutto sui social. Io ho tre figli più o meno della vostra età, leggermente più grandi, ma ho tre figli con i quali spesso mi confronto su questo, e sono stato per 12 anni a scuola di giornalismo in Napoli, dove avevo ragazzi universitari che venivano con passione dall'università perché volevano imparare a fare giornalisti, e c'era una cosa che mi colpiva sempre tantissimo: noi avevamo un tavolaccio enorme con tantissimi giornali, tantissimi, cioè per ogni testata 4-5 giornali,
nel giro di 5 minuti dal momento in cui arrivavano sparivano tutti i giornali dal collegio, ma non si trovavano, cioè stavano già tutti nella borsa. Io dicevo sempre: guardate ragazzi, la borsa non è a mettere il giornale nella borsa, la borsa è a leggerlo, perché io sono sicuro che questi giornali in borsa, arrivati stasera stanchi a casa, finiscono direttamente nel cestino, cioè non serve a niente questa cosa. E quando ci confrontavamo sulle cose che accadevano, quasi nessuno era davvero informato. Perché? Io sono convinto che è vero, esista un'informazione sui social, cioè voi certamente scrollate continuamente i social e subite un'informazione che vi viene, che vi balza agli occhi. Avere un'informazione, però avere una formazione sull'informazione è una cosa un po' differente, cioè conoscere le cose che accadono nel mondo non significa soltanto conoscere quello che mi capita davanti agli occhi, ma è avere una curiosità verso qualcosa in più. E questo inevitabilmente richiede anche, e rispondo alla domanda di Valentina, una verifica delle cose che io leggo. Cioè, sui social c'è tutto il bene e c'è tutto il male. Così come su web c'è tutto il bene e c'è tutto il male. Spesso si parla di intelligenza artificiale, paura dell'intelligenza artificiale. Io quando si parla di paura dell'intelligenza artificiale penso ai miei nonni. I miei nonni sono nati all'inizio del 1900 e sono nati che non esisteva nulla. Poi hanno scoperto via via la radio, la televisione, il telefono. Quando è nato internet inimmaginabile, ovviamente avevano paura di ogni novità. E noi oggi siamo più o meno nella stessa, ripetiamo gli stessi errori. Cioè l'intelligenza artificiale, abbiamo paura dell'intelligenza artificiale, no? Perché non conosciamo la cosa nuova e quindi ci spaventiamo. Io dico sempre, io ho paura della stupidità naturale più che dell'intelligenza artificiale. Cioè, a me interessa soprattutto che ci sia un'intelligenza naturale, cioè che io, da persona intelligente, io come voi, sia capace di governare il processo di modernizzazione, il processo nuovo che sta accadendo. Cioè, era impensabile che nel momento in cui è nato internet tutti avessimo paura e bloccassimo internet. Non lo blocchi. Tornando a 30 anni fa, oggi non blocchi l'intelligenza artificiale, lo devi governare. Qual è l'uso che tu fai dell'intelligenza artificiale? L'uso può essere tutto buono o tutto cattivo. Vengo alla domanda di Valentina e chiudo. Cos'è la verità? Ovviamente ognuno di noi come giornalista prova a verificare tutte le cose che racconta e prova a raccontarle. Ovviamente non sempre riuscirò ad arrivare alla verità e alla verità tutta intera, ma certamente il mio anelito è quello di provare a verificare ogni passaggio, ogni notizia che io do e che io pubblico. Quella notizia immediata da un agente o magari da un amico già inizia ad insospettire. Ecco, il compito del giornalista è esattamente questo nella ricerca della verità, cioè cercare di arrivare alla fonte prima della notizia. E questa è la grande passione. Che cos'è la verità? È il tentativo nostro di arrivare a raccontare la notizia esattamente come è accaduta. Visto che l'intelligenza artificiale torna inevitabilmente spesso in queste chiacchierate, anche in questa della Summer School per esempio, volevo raccontarvi che ho fatto questo esperimento appena uscito ChatGPT, immagino che molti di voi ce l'abbiano, anche perché è gratuito, e poi ho iniziato a farne un uso, è inutile, inserendo per esempio il comunicato della squadra mobile, no? Per vedere che cosa ribatterlo, per vedere cosa ne veniva fuori. Tendenzialmente con ChatGPT viene fuori anche un buon prodotto dal punto di vista lessicale, però richiede comunque una supervisione anche di natura deontologica, perché il nome del minore non lo toglie e poi ci sono un sacco di strafalcioni. Però la cosa che mi ha sorpreso ovviamente è che ChatGPT, come tutte le altre piattaforme di intelligenza artificiale, ancora sono politically correct, quindi per assurdo sono molto più umane e meno lesive del, come dire, del, cioè, un linguaggio proprio più contenuto e meno lesivo di molta stampa, per esempio, per cui io ho fatto questo esperimento mettendo un comunicato
poi ci ho aggiunto un testo e poi ci ho messo dentro anche delle parolacce, degli insulti, delle aggettivazioni che già ChatGPT mi ha tolto. Quindi sono d'accordo sul fatto che non è il male assoluto, ma al momento pare che sia addirittura più umano. Questa era una premessa prima di passare la parola a Salvatore D'Angelo, che è la responsabile dell'ufficio di comunicazione diocesano di Nocera Inferiore e Salmo. Spero di aver azzeccato il comune, perché uno è di Acerra e l'altro di Nocera Inferiore. Perché proprio oggi c'era un incontro, un panel che col procuratore D'Alterio mi faceva un riferimento a questa macchina del fango, parlando di Siani e alla necessità dell'empatia da parte dei giornalisti, così come della magistratura inquirente, ma anche di termini come umanità, che tornano spesso e spesso i giornalisti li dimenticano. Grazie Valentina. Come testimonianza personale io porto quella dell'ufficio comunicazioni di Nocera Inferiore Sarno, ma anche quello che facciamo con i nostri strumenti, ovvero il giornale diocesano Insieme, i nuovi social che curiamo per la diocesi. E in questo nostro lavoro cerchiamo di inserire, ecco, di tenere grande attenzione verso l'umanità. L'umanità che si presenta attraverso le storie. Prima Don Doriano parlava, diceva che bisogna incontrare. Noi proviamo ad incontrare quelli che sono una realtà piccola e quindi abbiamo più agilità nell'andare incontro alle storie, scovarle, incontrarle e poi raccontarle con un taglio decisamente umano, decisamente attento. Avevamo una rubrica che poi alla fine era una rubrica, ma è tutto il nostro lavoro, che si chiamava Volti, noi raccontavamo i volti, tutto sommato, nel nostro racconto quotidiano, anche dell'evento, dell'iniziativa, noi raccontiamo il volto, perché riusciamo ancora ad andare, ecco, quindi ad usare i cinque sensi. Poi, certo, dobbiamo fare una scelta nel raccontare con l'umanità, se si vuole essere umani, come persone, ma anche umani nel porsi, nel raccontare, a volte dobbiamo tradire un po' la velocità che ci viene richiesta, perché certamente se arriva una notizia e la vogliamo trasformare, così come arriva, sì, che si implicita, molto spesso si può peccare di non essere umani, perché ecco, tu parlavi di contenzione del linguaggio, oppure Luigi che tramite il 2000 racconta le vicende nazionali e i colleghi Varagona e Di Salvo, ma noi raccontiamo in locale, quindi abbiamo anche la contezza e proprio il rapporto di prossimità con quello che raccontiamo, quindi lo sperimentiamo nel locale. Almeno la mia esperienza è quella di tenere conto del posto dove si vive, della comunità a cui si prova a dar voce, che si rappresenta, eppure del lavoro più artigianale che viene richiesto a noi giornalisti. Fanno crescere e ti migliorano anche dal punto di vista umano. Grazie. Anche perché il giornalismo locale è quello che ormai funge da agenzia a tutti gli effetti, perché no, anche i cartacei ormai sono dotati di giornalismo di cronaca, perché poi sono quelli i fatti che vengono poi fagocitati a livello nazionale. Se hai il morto, allora semmai qualche collega ti chiama da grandi giornali, da grandi testate, oppure se c'è qualche attività pruriginosa, questo fa molto interesse ai rotocalchi pomeridiani, ti chiamano e vogliono sapere ma come mai quella cosa, ma tu hai contatti. A volte temo la strumentalizzazione dei colleghi delle testate nazionali o delle testate maggiori, perché mentre noi, se io racconto di Guido, io domani mattina Guido io lo ritrovo in strada, quindi devo avere un'attenzione anche particolare, ma un'attenzione, prima mi chiedevi dell'umanità, anche all'umanità di Guido, perché Guido non lo posso spiattellare sul giornale in un determinato modo, mentre Valentina, che semmai collabora con Pomeriggio 5, no, mi telefona, mi vuoi dare il numero di Guido, perché poi sai, io voglio chiedere solo, quindi fungiamo da agenzie, ma nemmeno tanto, fungiamo da
da informatori, perché agenzie sarebbe no, agenzie sarebbe nobile, fungiamo da informatori e poi basta, scusami. No, sono d'accordo, aggiungo questa cosa prima di passare la parola in tavolo, perché è successo proprio la settimana scorsa nel mio territorio, io vengo dal Salento, ci sono stati due casi di cronaca neanche tanto eclatanti rispetto a quelli passati, e due note testate nazionali, un emittente e un quotidiano, un settimanale, mi hanno contattato, lavorando in questo giornale locale, per chiedere una mano per degli approfondimenti. In un caso mi ha chiesto dei riferimenti molto molto dettagliati su un caso che riguardava una minorenne infibulata in un paesino della provincia di Lecce, di una famiglia straniera, quindi riconoscibilissima, cioè una cittadina di 9.000 abitanti, questa famiglia africana ovviamente era riconoscibilissima, quindi nessuno ha riportato il nome del paese per non rendere riconoscibile questa bambina, che comunque andrà pure a scuola. Invece le testate nazionali sono molto spesse, non tutte ovviamente, siccome i dovuti distinguo sono a caccia di elementi molto, molto guairistici, molto pruriginosi, ed è il caso, e su questo devo passare la parola a proposito di linguaggio continente, che spesso le testate locali, gli uffici di comunicazione locale prestano molto più attenzione e più delicatezza nei confronti del caso territoriale, perché l'altro caso che ho già avuto questa mattina, la ragazzina di Parma che ha occultato, avrebbe presumibilmente, perché non lo sappiamo, occultato, no? questi due feti, questi due nati. E no, è una testimonianza, guidano il mio lavoro, e lui disse: ciò che è veramente importante nella vita dell'uomo e nella storia del mondo, il più delle volte passa inosservato. È invisibile, il format era più o meno lo stesso, 10 grandi giornalisti dicevano la loro sul cronista dell'invisibile. Questo cosa significa? Che ci ritiriamo perché sui social, sui media, non facciamo più, facciamo quello che ci dicevano Vincenzo e Guido, innanzitutto consumiamo la sola delle scarpe, studiamo, cerchiamo di mettere insieme competenza con linguaggio continente, sobrietà e verità nello stesso tempo, e anche velocità, stando molto attenti a quale fine, con quale scopo, a pro di che. E ce lo dice Papa Francesco nel messaggio per il prossimo anno, che è l'anno del Giubileo, per essere anche nella notizia più efferata, anche nella cronaca più difficile, che è quella che viene dai nostri territori, costruttori con mitezza di speranza. Un secondo giro, allora facciamo in questo modo, partiamo in senso da Pintauro e poi proseguiamo, facciamo un brevissimo giro, una domanda unica rivolta a tutti, perché parlavamo appunto delle notizie più originose, che fanno sempre molti più click, che fanno molte più letture, che fanno anche molte più vendite, però invece c'è un po' un'altra un'inversione di tendenza per certi versi, no? Penso a giornali come L'Avvenire, che detta un'agenda che è differente da molte testate e che racconta anche le good news, quindi queste buone notizie che io vedo anche sul mio giornale, dove abbiamo il contatore delle visite e dei nominali in tempo reale, le buone notizie fanno dei boom rispetto anche a una strage o un incidente mortale, faccio un esempio. E riusciremo veramente ad invertire completamente la tendenza, a raccontarci anche un territorio nuovo, parlo soprattutto a livello locale, quindi a creare soprattutto tra la fascia giovanile delle nuove relazioni più costruttive, più luce meno buio, per intenderci. Sì, sì, è la nostra, un po' come dire, è la nostra missione, se non pensassimo che in qualche modo ce la possiamo fare, non faremo questo lavoro da giornalisti e da giornalisti cattolici. E posso dire che, ecco, sempre in quel quell'inosservato di cui parlavo prima, i giornali locali, in particolare le testate diocesane, sono una grandissima risorsa. Porto un esempio così breve, c'è il mio amico ancora in Nicolante, che resistono nella mia città,
al quale personalmente porto, diciamo, alcune copie gratuite del nostro giornale, e lui che riceve il giornale, non solo vende tutti i giornali, ma poi riceve tante testate, il vostro giornale è l'unico nel quale trovo almeno 3 articoli che leggo. TG2, TG3, Le News, forniamo servizi, e non soltanto immagini, e la cosa che ci capitava spessissimo, ci chiamavano, ci dicevano: senti, ma c'è questa inchiesta sui caschi, ci date un po' di interviste, ad esempio a Napoli, di una famiglia intera sul motorino, in 4 sul motorino, tutti senza casco, che si fermano e ci dicono, e li fermavamo subito, siamo io e un altro paio di colleghi, siamo anche un po' rudi, diciamo, con le nazioni. Diceva: guarda, queste cose qua non ci interessano, noi non le facciamo. Dice: ma come? Perché quello, insomma, fanno colore, guarda, faranno colore, ma non è che possiamo andare nei vicoli o nelle strade che dite voi a fermare, dice, non è che tu trovi 4 persone senza casco, tutti insieme sul motorino, come se fosse il banner al panettiere. Dice: ma l'organizzate, guarda, non organizziamo nessuna sceneggiata noi, se volete venire a fare sceneggiata, venite voi con i nazionali a farlo, noi non organizziamo sceneggiata. Vedete che da 20 anni ad oggi le cose sono un po' cambiate, è difficilissimo che oggi anche da Napoli si racconti questa sceneggiata. Allora, che cosa significa questo? Che bisogna anche un po' spogliarsi dai luoghi comuni, bisogna avere il coraggio, specialmente come giornalisti, di dire no, determinate cose non si fanno, noi non le facciamo. E questa cosa, fatta tutti quanti insieme, da alcuni di noi che, diciamo, noi le chiamiamo le line, cioè quelli che ricevono le telefonate dai nazionali, i coordinatori, ha funzionato, cioè nel tempo questa cosa è andata scemando fino a scomparire, ormai non ci chiama più nessuno per chiederci un servizio del genere, perché sceneggiate non ne facciamo, siamo riusciti con il tempo a smontare uno dei tanti luoghi comuni che c'erano intorno alla città. Un'altra piccolissima pillola che per me è fondamentale per i giornalisti, ma non soltanto per i giornalisti, è un invito che faccio a tutti quanti voi. Nessuno di noi è perfetto, ovviamente, ognuno di noi commette degli errori, ma nessuno di noi è l'errore che commette. L'errore può, in alcuni casi, il difetto che ha o la debolezza che ha, specialmente noi campani, noi a Napoli, siamo abituati a chiamare le persone, no, spesso con il difetto, cioè abbiamo il cecato, lo zoppo, il cacaglio e così via. È un classico della nostra cultura partenopea, diciamo, campana. Questo però poi nel crescere si fa per tutti, allora il carcerato diventa l'omicida, quell'altro è lo spacciatore, nessuno è il reato che ha commesso, nessuno è la malattia che ha. Questo sembra una banalità, ma è determinante nel cambiare il nostro approccio, sia da giornalisti sia da persone che si confrontano con la realtà. L'invito che faccio a tutti, perché ognuno di noi è molto di più, riconoscere nell'altro molto di più di quello che banalmente la semplificazione che noi chiamiamo del soprannome o della identificazione della persona con il reato, con la malattia, con la debolezza che ha, è un passo non piccolo ma enorme in avanti che possiamo compiere e che io invito sempre a fare. Cioè, nessuno di noi è identificabile con la debolezza, con il reato, con la malattia che ha. Ognuno di noi è una ricchezza inesauribile, vale per coloro che sono in carcere, vale per coloro che sono negli ospedali, vale per coloro che hanno un difetto fisico, e andiamo avanti, e vale per tutti quanti noi, perché nessuno di noi, ripeto, specialmente andando avanti con gli anni, è perfetto anche nel fisico. E quindi impariamo a rispettarci, ad amarci un po' di più, anche rispettare e amare le persone che hanno dimostrato una debolezza. Questo non è un dettaglio insignificante, fa la differenza nel giornalismo come fa la differenza nella vita tra tutti quanti noi. Grazie.
scusa. Due presenti cercando di intercettare soprattutto i ragazzi, ma anche i docenti, perché i docenti non è che stanno a controllare i ragazzi, stanno pure a interloquire. Vorrei dire questo, che secondo me, io questo lo dico ovunque in Italia dove vado, nelle scuole, nelle parrocchie, eccetera, la rinascita del giornalismo nasce dalle scuole. Sono assolutamente convinto di questo, ma portando anche esempi concreti. Cioè noi stiamo cercando di stimolare, e come si fa a resuscitare l'attenzione critica dell'opinione pubblica, della cittadinanza, delle famiglie, tornando a fare giornalismo nelle scuole. Quindi lo fate, perché altrimenti non sareste qui, però volevo, come dire, incoraggiare questo sforzo e portare anche degli esempi. Adesso qui ho la mia presidente regionale della Puglia, Michela. C'è un progetto pilota nato dalla Puglia che si sta diffondendo in Italia. In Puglia c'è questa Radio Paletti, andate a cercarla, è una radio scolastica web che sta, come dire, diffondendosi a macchia d'olio in tante scuole italiane. Attualmente c'è un circuito di 10 scuole e noi stiamo cercando di, come, stimolare la diffusione di questo circuito. Fanno radio di informazione web nuova. E quindi questa è una cosa, incoraggiare a tornare a lavorare nelle scuole. La seconda, qui si è parlato delle 5 V doppie che sono, come dire, la radice scolastica del giornalismo, e noi stiamo veramente portando avanti l'idea che non bastano più le 5 V, cioè le 5 V sono i perni della notizia, dell'informazione. Oggi non basta più, occorre declinare la notizia in maniera diversa. Si parla della disintermediazione e quindi della ormai sparita, so che sto allargando troppo il ragionamento, dove volevo andare a parlare però, che occorre qualcosa di più. Allora il nostro piccolo laboratorio di Luxi, e tra l'altro c'è un collega della Campania, di Giuseppe Delle Cave, che mi piace citare, un altro della Puglia, Renato Piccoli, Michela e altri, hanno elaborato un piccolo manuale per uscire anche qui da queste, dalla griglia delle 5 W, chi, dove, come, quando e perché, e con la parola, queste sarebbero le W doppie, capovolgendo diventa una M, more, che in inglese vuol dire di più. E quindi oltre le 5 W, più empatia, più ascolto, più ricerca delle fonti, più tutte quelle cose che ci dice anche il Papa, proprio in questi suoi messaggi. Questa è nostra, è uscito un fascicolo, tra l'altro si ritrova online sul sito del Luxi, quindi anche se i ragazzi a scuola vogliono dargli un'occhiata, insomma c'è questa disponibilità. L'ultimissima cosa, e chiudo, io non sono tanto d'accordo quando l'amico dice noi siamo una piccola realtà perché dobbiamo metterci su Twitter piuttosto che su Instagram, vi spiego perché. Adesso quello... Sì, che non è tanto... Ah no, certo, però io no, perché a un certo punto hai detto, come sento dire anch'io nelle mie realtà, se facciamo poche cose rischiamo di essere inutili. Io sono un grande sostenitore della logica della rete. Allora io e Guido abbiamo lavorato, cioè lui continua a lavorare, io sono uscito nella TGR, dove c'è stato questo grande movimento in cui tutte le sedi regionali venivano messe sui social. E c'era questa operazione corale, per cui soprattutto su Buongiorno Regione, che tutti voi almeno conoscete l'esistenza, che parte la mattina, insomma, 7:30, 7:30, però l'appuntamento per l'Astra che era alle 8, c'era questo fiorire da tutti gli enti e le sedi regionali, un'esperienza molto interessante che poi insomma, è stato lasciato cadere, per cui diventa, è entrato un trend, come si dice, sono entrati un trend anche tra i primi tre, eccetera. Cosa voglio dire? Che quando l'UCS di Acerra o di un'altra diocesi, oltre a produrre contenuti propri, si mette in rete con l'UCS della nazionale, l'UCS CEI, che c'è su Twitter e anche su Instagram, perché sai che è importante secondo me? Perché chi comunica deve mettersi in frequenza con tutti i pubblici. Allora mi è venuto in mente gli account Instagram sui quali molti ragazzi si informano, Torcia, Factanza, eccetera, eccetera. Cosa che per noi adulti credo sia sconosciuta, no? Però come fai a entrare in frequenza con il ragionamento di qualche ragazzo a scuola se poi ignori le fonti presso le quali lavorano? Allora io credo che, ecco,
io lo dico per via dei luxi, che molti rilanciando anche i messaggi che arrivano dagli account nazionali in sede locale, si aiuta la veicolazione in sede locale di questi messaggi. Twitter, Instagram, io dico pure TikTok, perché TikTok che molti non usano snobbandolo, però cioè, passa tutto lì dentro e può passare anche, adesso quasi tutti i giornali, ho visto anche Andrea Tornielli recentemente di Vatican News, è dentro. Poi Presidente. È troppo lungo, vero? Allora hanno tutto il mondo. Sono appassionato. Mi piace, però questa volta facciamo una cosa dopo. Ho chiuso, avete capito, vero? Grazie. Solo due cose velocissime. La prima, parafrasando un testo che è stato citato, Cronisti dell'invisibile, dei cronisti invisibili, per dire che cosa? Che per fare questo mestiere c'è molta umiltà, anzitutto. E poi non pensiate che un altissimo numero di follower su qualsiasi tipo di profilo che sia significa muovere l'opinione pubblica. Non vorrei fare, come dire, un profeta di sventura, ma l'opinione pubblica è mossa solo dai soldi. E questo è un altro problema, poi magari un giorno lo affronteremo, ma è un altro problema. La seconda cosa, ritorno alla questione della verità, perché lei ha posto una domanda precisa che si trova anche nel Vangelo, si trova nel capitolo di Giovanni: che cos'è la verità? Sapete come ha risposto Gesù a questa domanda? Che Pilato gliel'ha posta. Gesù non ha risposto. Che cos'è la verità? E si è stato zitto. Non semplicemente per dire che lui è la verità, ma per dire che la verità è quell'uomo che sta davanti a Pilato, cioè la verità è l'uomo. Allora l'umiltà mi fa mettere al primo posto l'uomo. Se io in questo mestiere non metto l'uomo al primo posto, non vado da nessuna parte. Tre parole finali con cui vorrei lasciarvi, che in qualche modo costituiscono il nostro mestiere. La prima parola è inclusione. Inclusione cammina con la diversità. Se queste due parole non vanno insieme, non andiamo da nessuna parte. Coraggio. Coraggio significa avere cuore e dare cuore a questo mestiere, e non significa non avere paura, pure ce n'è tanta. Insomma, molte ti leggi più volte quello che scrivi e dici che Dio me la mandi cuore, perché non sai mai come va a finire la storia. E l'ultima parola che è fondamentale è futuro. Cioè tu quando scrivi, quando comunichi qualcosa che una volta messo lì o dato anche in televisione non ti appartiene più, il pensiero che devi avere è: ma riesco a fare un tratto di strada buono per andare un po' più avanti rispetto a dove sono io e dove stanno gli altri? Questo è il futuro. Se non ci sono queste tre parole, facciamo fatica. Allora, io concludo tutto con due piccole riflessioni. La prima, ritornando ai due momenti sulla comunicazione, in quel libro ho coinvolto un ragazzo speciale che ha sintetizzato il lavoro teorico e i contributi, i 13 contributi dei colleghi che hanno dato e sostenuto l'opera, che è un ragazzo speciale che ha realizzato anche la copertina, che sono poi la sintesi dei social. Poi volevo concludere tra i messaggi e le riflessioni che abbiamo raccolto con Vincenzo. Una delle tante era una riflessione sul messaggio del 2020, che il titolo era: perché tu possa raccontare e fissare nella memoria, la vita si fa storia. Abbiamo affidato questo messaggio a Beppe Fiorello, che tutti conoscete. Lui dice questo, voglio concludere con quello che lui ci ha consegnato, e quando l'abbiamo letto, ci siamo guardati con Vincenzo, vuol dire che il nostro lavoro è andato al cuore di chi ha commentato. E dice questo: amavo osservare le finestre dalle case, immaginare cose stesse accadendo tra quelle quattro mura domestiche. Se poi la fortuna mi regalava la possibilità di sentire anche le voci delle persone che vi abitavano, allora metà della mia opera magnifica era fatta. Oggi tutto questo è diventato anche un mestiere per me, segno che l'immaginazione, la voglia di raccontare, di fare luce sui fatti e persone della vita quotidiana, invitando gli spettatori a intraprendere un viaggio emozionale, non è solo un sogno da bambini, è molto di più. E io aggiungo, riscopriamo la nostra vocazione per continuare a narrare la storia, per fare, per essere pellegrini di speranza, che poi è il tema che il Papa affida a
affida ed è il titolo, è il tema del Giubileo 2025, il cui il primo appuntamento giubilare lo fa con i giornalisti e i comunicatori. Allora noi siamo la speranza e il futuro di questa nostra nazione. In realtà bisognava ricordare loro, io qua sono incomodo, faccio solo la funzione di cane da guardia, ahimè, degli orari, perché mi tocca. Mentre ringraziamo voi, siete stati straordinari, io vi proporrei una cosa: noi siamo arrivati all'ultimo tavolo, farei cominciare subito, siccome si tratta di sport fondamentalmente, anche se del lato oscuro, ma comunque raccontato in maniera simpatica, anche attraverso gli aneddoti, farei cominciare subito il tavolo, perché deve poi improrogabilmente finire alle 19, perché poi noi andiamo con i borsisti a Capua, dove abbiamo la visita e la cena della città di Capua. Nel frattempo, domani, l'appuntamento che abbiamo in giro per i beni confiscati, Giovanni Allucci dà un'informazione di servizio, mentre io chiamo di là. Quindi siamo d'accordo così? Per me sette... Sì, la facciamo dopo perché dobbiamo... Allora, velocemente l'appuntamento, vabbè, ma detto Luigi ci tengo moltissimo a Capua, vedremo prima altre date e poi mangiamo insieme, perché giornalisti e tutti, eh? Domani l'appuntamento è il complesso delle vie confiscate a famiglia Z.